Utilizziamone una un po' più dorata. Io la farei qua, cosa dite? Prendo l'antigiallo e arrivo. Vi presento il mio shampoo antigiallo. Prendo un guanto. Aspetta. Innanzitutto, non macchia, però visto che stasera devo uscire. Siamo pronti? Andiamo a colorare questa zona. Questa. Però mettiamo qui l'asciutto, si vede? Vi faccio sapere che questo shampoo è anche senza sless. Allora, li avete mai letti? No. Allora, dovete prendere il vostro sciampetto, riprendere lo shampoo, ICI, cercate italiano, andate a leggere gli ingredienti. Il primo ingrediente, sappiate, che è acqua. Quindi incominciamo dal primo, che è la quantità più superiore, fino ad arrivare all'ultimo, che ne ha la percentuale più bassa, ok? Dovete immaginarvi che tutto quello che trovate per prima, quello che ne contiene di più. Siete d'accordo? Così, punto, non è che l'ho inventato io, Lo mettono così. A e C. Questo più lo lasci, più diventa bello. Dopo 10 minuti di posa, vediamo insieme il risultato. Proviamo a vedere. Guardate un po'. Cosa ne pensate? Giusto per farvi vedere come l'ha fatto diventare un bianco più freddo. Per info, scrivere nei commenti.